Zanichelli, osservare e capire le scienze. C2, la nutrizione. C2.2, la dieta e la piramide alimentare. La dieta. Con la parola dieta indichiamo il tipo di alimentazione di un individuo o di una specie. Per gli esseri umani hanno una dieta onnivora, cioè mangiano sia alimenti di origine animale che alimenti di origine vegetale. Una dieta equilibrata deve rispettare le indicazioni riportate nella piramide alimentare, con gli alimenti posti al vertice da consumare in piccola quantità e quelli alla base che devono avere un consumo maggiore. Allora, qui viene utilizzato un componente che non è proprio un alimento, ma viene consigliata un'attività fisica. Quindi gli alimenti principali è l'acqua e un'attività fisica atta a consumare gli alimenti che noi assumiamo durante il giorno. Non dovrebbe esserci qua l'attività fisica, ma ce l'hanno messa perché è un componente essenziale, fondamentale del consumo degli alimenti. Se si assumono più alimenti del necessario, si tende ad ingrassare e si tendono ad avere malattie. Invece l'attività fisica tende a smaltire le calorie in eccesso che ci sono quasi sempre. Allora, la maggior parte dei materiali che degli alimenti che dobbiamo assumere durante la giornata, 55-60%, è data dai cereali. I cereali si trovano nel pane e nella pasta. Il pane chiaramente, oppure nella farina, come può essere nelle farine, oppure consumo diretto di riso, grano, orzo e avena. Frutta e verdura devono essere alimenti altrettanto essenziali, devono stare al secondo posto perché forniscono una quantità di fibre, di vitamine, di sali minerali che servono per il nostro fabbisogno energetico. Fra qui ci può stare anche l'olio d'oliva, che pur essendo un grasso, deve essere presente nella dieta giornaliera perché è un'importante fonte di vitamina esso stesso come la vitamina E e di grassi insaturi. Poi abbiamo i latte e i suoi derivati che devono essere consumati in quantità minore perché sono alimenti che contengono una notevole quantità di proteine ma anche una notevole quantità di grassi. E pertanto un consumo eccessivo andrebbe ad inficiare la quantità di grassi che si assume, che diventerebbe eccessiva, che si andrebbe ad accumulare nel tessuto adiposo. Carne, pesce e legumi sono alimenti ricchi di proteine che devono essere anch'essi consumati, ma la quantità rispetto agli altri elementi deve essere ridotta. Fine, ciò che deve essere consumato in piccole quantità, quindi stanno al vertice della piramide alimentare, sono i dolciumi e gli insaccati, come il salame e prosciutto che sono alimenti che sono conservati in maniera secca e contengono una notevole quantità di sale, quindi consumati in grandi quantità possono fare male. Quindi questa qui è la nostra piramide alimentare che ci dice come i maggiori alimenti che devono essere consumati giornalmente sono frutta, cereali, frutta, verdura e derivati al latte e gli altri devono essere alternati durante la settimana in modo da avere una porzione al giorno che è variabile fra pesce, uova, carne e legumi. E quello che sta al vertice della piramide è decisamente da evitare. Per stare in buona salute bisogna assumere circa 2 litri di acqua al giorno
sia in forma liquida che presa dagli alimenti. Bisogna assumere alimenti che contengono fibre, meglio se fresche. Queste sono fornite dai vegetali che contengono cellulosa e sono essenziali per la funzione dell'intestino e per eliminare le scorie. Ricordiamo che il nostro organismo non riesce a digerire la cellulosa. Una parziale digestione della cellulosa si ha nell'intestino grasso, dove ci sono i batteri che digeriscono parzialmente questa cellulosa, ma la cellulosa fornisce una massa e consente l'evacuazione delle sostanze di rifiuto solide. Con la parola dieta, dal latino dieta, che significa modo di vivere, ha preso il significato di regime alimentare. Nel linguaggio comune ha un senso diverso, cioè essere sottoposto a restrizioni alimentari per diminuire di peso. In questo caso si parla di mettersi a dieta. Ricordiamo che la dieta fai da te non è mai consigliabile quando bisogna assumere una minor quantità di cibo o un tipo particolare di cibo, bisogna sempre rivolgersi al medico o al dietologo. La dieta mediterranea, con parola di dieta mediterranea si intende un modello di dieta basato sulla tradizione alimentare dell'Europa meridionale, in particolare quella italiana e greca. Questa alimentazione è povera di carne e di grassi animali, ricchi di pasta, oli vegetali, legumi, cereali, frutta e ortaggi. È molto simile a quella della piramide alimentare. Previene malattie cardiovascolari, obesità e diabete. Adesso hanno vinto i fast food, cioè luoghi in cui ci danno cibi preconfezionati, bevande zuccherate che danno un apporto calorico esagerato e che di conseguenza stanno portando la popolazione italiana ad avere un maggiore tasso di obesità rispetto al passato. Ricordiamo che obesità significa malattie cardiovascolari che possono insorgere in età adulta, in età adulta. Questa è la classica dieta mediterranea, non manca mai del buon vino, ma vedete che sono tutti frutta secca, patate, legumi, poca carne e pochi formaggi. Questo è a confronto i fast food, cioè tutti i cibi preconfezionati e ricchi di grassi in eccesso che possono dare problemi con malattie cardiache con l'età adulta e problemi di sovrappeso. La dieta è un tipo di alimentazione continua individuo di una specie, deve essere varia e equilibrata e deve seguire le regole della piramide alimentare. Fine.